Dunque, oggi proseguiamo a parlare di modelli di processo, in particolare di activity diagram. Dobbiamo fare due cose oggi. Una è provare a usare questo formalismo, capire un attimo come ragionarci, portando avanti il nostro esempio, quello dei quiz e degli esami di cui avevamo già fatto il modello concettuale. E poi aggiungeremo alcuni costrutti degli activity diagram che finora non abbiamo ancora visto, no? Finora abbiamo visto i tre costrutti base, che sono la sequenza, l'esecuzione parallela o indipendente, non vincolata temporalmente, cioè fork e join, e l'alternativa, quindi choice e merge, la suddivisione e ricongiungimento del flusso esecutivo, che sono più o meno riassunti da questo diagramma. Quindi proviamo a costruire un modello di processo, io partirei da lì, sul nostro esempio, sul nostro esercizio che ci stiamo portando avanti. Quindi andiamo a e poi invece vi racconto i costrutti in più che ci siamo persi finora, ma li andiamo ad aggiungere. Quindi conviene sì, prima, diciamo così, un pochino condividere l'approccio tramite un esercizio, prima di poi di andare avanti ad aggiungere delle cose in più. Allora, ciò che dobbiamo fare in qualche modo è rileggere o riprendere in mano, ripensare quello che era la descrizione del nostro caso su cui ci stiamo esercitando e in qualche modo ragionando al contrario di quello che facevamo parlando del modello concettuale. Nel modello concettuale, ciò che non mi stanco mai di ripetere è che ci dovevamo concentrare sui dati, sulle informazioni, sulla natura delle relazioni tra queste informazioni e non mettere nel modello concettuale nulla che riguardasse il processo, chi fa che cosa, chi fa le cose, quando le fa, eccetera. E questo lo state percependo, non è facile riuscire ad astrarsi e dire qual è la natura delle informazioni scisso rispetto a quale lo. Qual è la modalità con cui opero su queste informazioni? No? Nel modello contestuale mi devo sempre chiedere come lo rappresento questa cosa? Come rappresento il fatto che una cosa è successa oppure può succedere? Quindi che informazioni di quali informazioni devo tenere traccia? Queste sono le domande, no? E poi riuscire a cercare di modellarle in senso astratto, ossia cercare di non farci ingannare da sinonimi o pseudosinonimi e cose simili. Ieri in laboratorio vi siete accorti che quando si passa a dei casi un pochino più realistici, da quelli invece semplificati, diciamo così, le bestie feroci saltano fuori, nel senso che si complica tutto e ad ogni angolo sembra semplice, poi in realtà saltano fuori i problemi, no? Questo è normale. Allora, invece, sul modello di processo dobbiamo proprio chiederci tre domande. La terza finora non l'abbiamo ancora affrontata, ma le prime due sono: quali sono le attività che vengono svolte e quali sono i vincoli, le limitazioni, le dipendenze tra queste attività? La terza domanda sarebbe: chi le fa? Chi è responsabile di compiere queste attività? E tra breve, no? Non più tardi di oggi impareremo un modo per rappresentarlo, ma per ora possiamo accontentarci di rappresentarlo semplicemente a livello testuale, cioè scrivendo dentro l'attività chi la svolge. Quindi, questi sono i due focus. Quali attività vengono svolte? E nel definire un'attività devo riuscire a circoscriverla. Deve essere un'attività che ha un inizio ben definito, una fine ben definita. E poi ovviamente avrà un responsabile ben definito che la deve compiere. Se non riesco a identificare con precisione l'inizio e la fine, da dove parto e fin dove arrivo, diventerà poi difficile collegare tra di loro queste cose. Quindi anche lì c'è diciamo così, un pochino di astrazione da fare, ragionare sul processo e cercare di identificare quelle che sono le varie tappe, le varie fasi di questo processo. Ovviamente c'è la versione semplice e sbagliata, quella di fare un'unica attività, fai tutto, no? In cui si fa tutto.
però questo non significa modellare, significa rinunciare a modellare. Quando è che devo spezzare un'attività in più sottoattività? Cioè, fino a che punto devo fermarmi? Beh, se vediamo come criterio empirico, io devo sicuramente dividere due attività se le persone o le responsabilità che devono svolgere sono diverse, o se una può essere fatta senza l'altra, no? Quindi magari non tutte e due sono necessariamente, diciamo così, obbligatorie o debbono essere fatte necessariamente in contemporanea. Quindi questi sono due criteri molto semplici. Se cambia responsabile devo cambiare attività, perché dico io ho finito, adesso cominci tu. E se invece un'attività potrebbe essere, diciamo così, lasciata a metà, ne faccio un pezzo, poi aspetto altre cose, aspetto del tempo, aspetto delle condizioni che si verifichino, poi ne faccio un'altra parte, allora anche lì conviene separarle. Perché a quel punto riesco a identificare che ho finito una prima fase e posso iniziare una seconda. Ma lo vediamo poi più sugli esempi. Allora, cerchiamo di identificare qua quali sono le attività. Quindi qui più che sui sostantivi, che sono stati sostantivi in qualche modo gli aggettivi, che sono stati l'oggetto del nostro modello concettuale, ci concentriamo invece più sui verbi, cioè sulle cose che vengono fatte, sulle trasformazioni che avvengono su questi dati. Allora, la prima frase di questo testo non ci dice nulla. Molti insegnamenti dei moderni corsi di laurea sono frequentati da un elevato numero di studenti, per questo motivo alcuni docenti hanno scelto di svolgere degli esami composti da. È contesto. Non c'è nulla che viene fatto da qualcuno. Si dice che a monte hanno pensato e hanno deciso di fare dei quiz. Ma questo è a monte. È il motivo per cui il sistema informativo poi è stato costruito. Ma non c'è nulla che dica che cosa fa il sistema informativo, che cosa fanno le varie persone che ruotano intorno al sistema informativo. Mentre invece da qua in poi, sì, in preparazione a un esame il docente responsabile definisce un nuovo compito. Quindi c'è un momento, un'attività in cui qualcuno fa qualcosa. Il docente definisce il compito. Allora questa è un'attività sicuramente, il quale è composto da una lista di domande, invece una parte descrittiva, che abbiamo già usato per definire il modello concettuale di rappresentazione del compito. Ciascuna domanda consta di un testo, un eventuale diagramma, 5 possibili risposte, delle quali una corretta, eccetera, eccetera. Sono tutte descrizioni di che cos'è il compito. Ma l'informazione essenziale di processo è che il docente prepara il compito. Inoltre il docente deve inserire nel sistema l'elenco degli studenti prenotati. E questa è un'altra azione. Quindi andando a estrarre queste frasi, poi come sempre andando per lettura del testo si estraggono certi elementi, poi una volta che gli elementi li abbiamo dobbiamo ragionare per capire se effettivamente sono quelli, se vanno ancora dettagliati, se invece vanno, alcuni vanno cancellati, non servono, però come prima battuta, no, conviene sempre partire da qui. Allora io mi preparo sempre nel mio modello in cui avevamo già, nello stesso file in cui avevamo già definito il diagramma delle classi, definisco un nuovo diagramma, che è un activity diagram, no? Diagramma di attività. Qui all'interno di un unico file, hashtag, è possibile creare più diagrammi, e anche più diagrammi dello stesso tipo, nel senso che se mi accorgessi che magari questo processo diventa troppo complicato, oppure che il sistema informativo deve gestire più processi che in qualche modo sono indipendenti l'uno dall'altro, mi creerò tanti activity diagram, uno per ciascun processo, dandogli magari un nome, no? Qua più significativo, che non activity diagram 0, 1, 2, 3, 4. Allora, le attività che conosciamo quali sono? Beh, quelle che abbiamo detto. La prima è, quindi usiamo ovviamente l'ovale per rappresentare l'attività, quindi il rettangolo con i bordi smussati è la rappresentazione. Abbiamo detto la prima è il docente prepara un compito. Se vogliamo mettiamo anche il docente. Cos'è un compito?
docente prepara un compito, il compito, poi il testo descriveva cosa era il compito, ma ce l'abbiamo di qua. Allora, per quanto possibile, cerchiamo nel diagramma dell'attività di usare e riusare gli stessi nomi, gli stessi concetti. E se non ci riusciamo, vuol dire che abbiamo dimenticato un pezzo. Quindi sarà un utente del sistema informativo che noi identificheremo come docente che compie un'azione di preparazione di un compito e il compito sarà fatto da tante domande con delle risposte eccetera eccetera. Adesso noi dobbiamo scendere più in dettaglio di questa attività? Cioè dobbiamo dire, allora, docente prepara un compito, in realtà vuol dire che inserirà la domanda, poi inserirà le risposte, poi inserirà il peso, poi dirà quale risposta è giusta. Quindi sono tante attività, piccole, tanti passi. Oppure ci fermiamo a dire il docente prepara un compito. Allora questo è chiaramente un ragionamento top down, un'attività top down. In questa fase ci si può fermare qua. Prima o poi però dovremo scendere nel dettaglio. Devo dire che in questa fase il come si fa a inserire il compito ci interessa poco, ancora. Devo inserire prima tutte le domande e poi tutte le risposte, ad esempio, oppure prima domande e risposte e poi solo dopo i pesi, oppure il peso lo inserisco man mano che inserisco la domanda. Sono tanti modi diversi di fare questa cosa qua. Quindi come sempre nella progettazione top down io faccio certe scelte, cioè che in una certa fase devo fare questa attività, che ha un inizio e una fine, e poi deciderò all'interno di questa attività come lavorare. Quindi potrò, e poi impariamo come farlo, prendere questa attività e a sua volta disegnare un processo più piccolo che descrive come si lavora all'interno di questa attività, quali sono i sottotask interni a questa attività qua. E andrò avanti con questo dettaglio maggiore fino a quando le singole attività non sono sufficientemente semplici o autoesplicative o non ambigue per potermi dire che mi fermo qua, oppure non mi importa da questo in avanti come verrà fatta, lo lascio alla fase poi di implementazione, la decisione dei dettagli. Poi vediamo i passaggi successivi, l'altro successivo, non so ancora se è successivo. Io so che c'è un'altra attività che è il docente inserisce nel sistema l'elenco degli studenti prenotati. Quindi, il docente inserisce l'elenco degli studenti. Nel sistema non lo dico perché è di quello che stiamo parlando. L'elenco degli studenti, qui c'era scritto prenotati per l'esame. Cosa vuol dire questo prenotati? Come lo leggiamo? Lo potremmo leggere in due modi. Uno è dire, ci sono alcuni studenti che so già che sono prenotati e allora li inserisco nel sistema. L'altra lettura è, inserisco degli studenti nel momento in cui li sto inserendo diventano studenti prenotati. Cioè prenotati è un aggettivo di quelli che ho appena inserito, non è che lo erano già prima. Magari lo erano già prima perché erano scritti su un foglio di carta, si sono prenotati o hanno alzato la mano, ma il sistema informativo questo non lo sa. Quindi l'informazione che il sistema informativo non gestisce, non possiamo darla come prerequisita. È un'informazione che ha nella testa il docente, di chi deve inserire e chi non deve inserire. Qui non c'è scritto in questo testo come fa il docente a decidere quali studenti daranno l'esame. C'è scritto che a un certo punto lui li deve inserire. La raccolta di questa informazione è al di fuori del processo che stiamo descrivendo. Quindi non la diamo. Non c'è nel nostro modello concettuale lo studente e lo studente prenotato. C'è lo studente e basta, e diventa studente prenotato nel momento in cui il docente l'ha iscritto.
questa relazione che abbiamo fatto, studente iscritto al compito, è la traccia fisica del fatto che il docente ha inserito degli studenti prenotati. Cioè che dopo quello studente, dopo che il docente ha fatto quell'attività, lo studente è collegato al compito, è prenotato per quel compito, è iscritto a sostenere quel compito. Se notate, questa relazione iscritto è tra studente e compito, anche se chi iscrive è il docente. Ieri l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, no? Non c'entra niente chi lo fa. C'entra qual è l'informazione che dice c'è un nuovo iscritto, chi? Questo studente, a cosa? A questo compito. Poi che l'abbia fatto il docente, che l'abbia fatto il bidello, è un'informazione di processo. Chiaro che devo sapere chi lo fa. Ma alla fine l'effetto netto è che so chi è iscritto a quale appello. Quella è l'informazione che mi interessa mantenere. Chi ha inserito quell'informazione non è un concetto, è un'azione, è una responsabilità di un'azione e come tale va nel modello di processo. Un'altra cosa che ho detto ieri ad alcuni di voi è attenzione che tu non devi leggere docente come una persona, ma le istanze della classe docente non sono i docenti. Le istanze della classe docente dovete immaginarvela come fogli di carta su cui sono scritti i nomi dei docenti. Allora, se lo pensate così diventa molto più difficile pensare che questi fogli di carta possano compiere delle azioni. È la rappresentazione a traccia dati che rappresenta le informazioni che mi serve conoscere a proposito di una figura docente. Che poi questa figura docente di cui rappresento le informazioni interagirà anche col sistema informativo e farà delle azioni è una coincidenza. Anziché docente avessi messo lì l'automobile e le ruote, non sarebbe venuto in mente che l'automobile fa delle cose. Sarà il meccanico che fa delle cose, poi il meccanico può essere o non essere rappresentato nel modello concettuale. È indipendente, è indipendente. Poi più avanti ci daremo una terminologia anche per trattare chi fa le cose, li chiameremo attori del sistema informativo. Purtroppo andando avanti per gradi. Allora, queste sono le prime due azioni che di sicuro ci sono. Adesso la domanda che mi faccio è, poi andremo avanti con le altre, ma cominciamo a farcela su queste, ragionare su questi. Sono in serie o in parallelo? Sicuramente non sono in alternativa, perché alla fine le devo fare tutte e due. Se mettessi in alternativa farei o l'una o l'altra, no. Ma sono in serie o in parallelo? Qualcuno si sbilanci. Quanti dicono parallelo? Metà e metà, mamma mia, i gestionali sono così. Allora, concettualmente preparare il compito, quindi scrivere le domande, e decidere quali sono gli studenti sono due attività indipendenti. C'è il docente, quello previdente, bravo, che prepara già le domande 6 mesi prima, c'è quello invece terribilmente disorganizzato come me che le prepara la notte prima, quando l'elenco degli studenti è già definito. Quindi sono, allora, fatemelo dire così, l'attività di preparare le domande e l'attività di inserire gli studenti sono indipendenti. Ma qui non c'è scritto quello. C'è scritto il docente prepara un compito. Prima di entrare in questo blocco il docente prepara un compito, esiste qualcosa a proposito del compito? No, non esiste. Noi passiamo da uno stato in cui il compito non esiste ancora, allo stato, quindi prima dell'esecuzione di quell'attività, allo stato, dopo l'esecuzione di quell'attività, in cui il compito c'è ed è completo di tutte le domande e le risposte e i pesi. Può la seconda attività inserire l'elenco degli studenti, se sono indipendenti, se le mettiamo in parallelo, può partire prima? No.
Perché dove li inserisco questi studenti se non c'ho ancora il compito? Non ho ancora deciso la data, l'ora. È chiaro? In input a questo docente inserisce deve esserci il compito a cui devo inserirli. Qui devo popolare una relazione, lo studente, in qualche modo il docente sa quale deve inserire, ma il compito qual è se non ce l'ho ancora il compito? E all'istanza di compito a cui li devo inserire. E quando è che comparirà nel mio modello l'istanza di compito di cui devo inserire? E beh, al termine dell'altra attività, la preparazione del compito. Quindi, per come l'ho definito, in cui la preparazione del compito è un'entità unica, non posso mandare in parallelo le due attività. Che è brutto brutto, eh? Perché vuol dire che fino a quando il docente non ha preparato, finito di preparare tutto il compito, gli studenti non si possono iscrivere. Non possono essere iscritti. Allora non va bene. Come facciamo a catturare quello che abbiamo in mente, cioè li vogliamo mettere in parallelo? E dobbiamo separare il momento in cui il docente decide l'appello dal momento in cui prepara le domande. Perché che cosa serve per poter inserire l'elenco degli studenti? Ma serve solamente una data, un'ora, un'aula. Allora posso cominciare a scrivere gli studenti. Quindi quel blocco di sinistra, il processo di sinistra, mi conviene spezzarlo in due. Uno dei criteri che vi dicevo prima per quando devo spezzare un processo in due è quando possono esserci dei momenti di pausa, no, al suo interno. Ho fatto una decisione, poi può anche passare un mese prima che cominci a preparare le domande. Allora, quello è un buon candidato a essere spezzato in due, in più processi, perché a questo punto la terminazione di una parte di questi processi può abilitarne altri, no? Può far scivolare in più fretta il token. Quindi questo processo io lo spezzerei in due. Il docente definisce la data di un compito, e poco altro, perché data è ora, ma l'aula non ci serve perché sono online, o perlomeno se ci servisse l'aula ci siamo dimenticati di metterla, data e titolo, e poi a questo punto il docente, non diciamo più prepara un compito, prepara domande e risposte del compito. Del compito che è già stato definito, abbiamo già deciso che quel giorno ci sarà un compito. Allora, messo così, mi convince di più poterli mettere in parallelo. No? Perché io posso inserire l'elenco degli studenti in un compito, associandoli a un compito che è già definito, già pubblicato, già lì in elenco. E indipendentemente o in parallelo posso cominciare a preparare domande prima, dopo, a metà, in intervallo nei due processi. Ok? Però entrambi hanno, sanno a che cosa fa riferimento, a quale compito fa riferimento. Allora io lo direi così, se cominciamo a mettere un po' di dipendenze, abbiamo deciso che questi due devono andare in parallelo, questa è una fork. Vedete che ci sono i vari nodi, questa era la fork disegnata in un modo, disegnata nell'altro, ma sempre una fork, la metto qui e da questo processo vado al fork e dal fork vado a questi due. A questo punto, già che ci sono, metto il nodo di partenza e lo collego qua. Poi a questo punto ho svincolato dal punto di vista temporale
l'esecuzione di queste due attività, che possono andare avanti con velocità diverse, con momenti diversi. Sono entrambe attività che deve fare il docente. Però non voglio, non mi interessa, non conviene vincolare a livello di processo quale delle due debba essere svolta prima e quale dopo. Può darsi che il docente voglia avere l'elenco degli studenti 10 giorni prima e poi sulla base di chi è venuto, se gli è simpatico o antipatico, prepara le domande più facili e più difficili. E quindi addirittura le facciamo al rovescio rispetto a quanto pensassimo prima. Qui non c'è scritto, no? Non voglio vincolarlo. Non serve. Allora, se possiamo non mettere un vincolo è meglio. Non obbligare, no? In questo caso il docente, a fare le cose in un certo ordine, le faccia come vuole lui, l'importante è che le faccia. L'importante è che le faccia significa che io poi posso andare avanti solamente dopo che queste due attività saranno state completate. Cosa succede dopo? Dopo parla degli studenti, durante l'esame gli studenti si autenticano, bla bla bla. Quindi in realtà tutto questo capoverso successivo, che parla dell'esame, può aver luogo solamente se le attività precedenti sono state tutte concluse, morte, sepolte. Quindi questo significa che prima di cominciare a modellare questa parte dobbiamo chiudere quella precedente. Quindi un bel join che vada ad aspettare che il docente abbia fatto i due lavori che gli spettavano. Ops, scusate. A questo punto il compito è pronto. In uscita di questa join il compito è pronto. Poi il giorno dell'esame cosa succede? Succede che lo studente si iscrive. Cosa deve fare? Si autenticano presso il sistema, quindi vengono loro sottoposte una per volta tutte le domande presenti nel compito con le relative possibili risposte. Per ciascuna domanda gli studenti possono scegliere la risposta che ritengono corretta. Ad ogni passo è possibile rivedere ed eventualmente correggere le risposte precedenti. Alla fine il sistema chiede conferma e memorizza definitivamente le risposte dello studente. Questo è tutto lo svolgimento del compito. Allora, c'è una prima fase in cui lo studente deve autenticarsi. Poi, una volta che è autenticato, può fare tante cose. Può vedere le domande, dare le risposte. E in ogni momento posso sempre correggere le risposte precedenti. Quindi in ogni momento lo studente può dire: vai alla risposta successiva, do la risposta alla domanda corrente e passo alla risposta successiva, scusate, alla domanda successiva, oppure posso decidere di tornare a una domanda precedente perché voglio modificare la risposta che avevo dato. Quindi di fatto lo studente, mettiamoci nei suoi panni, alterna due attività. Quella di dare una risposta a una domanda e quella di scegliere quale domanda vuole vedere dopo. Voglio vedere la prossima, quella nuova, o voglio tornare indietro su una? Dopodiché, una volta che è sulla domanda nuova oppure sulla domanda precedente, può fornire, se è la prima volta, oppure correggere, se non è la prima volta, la risposta data. A un certo punto ha finito, o decide di aver finito, e dice basta, salva, ho finito, consegna. Il sistema chiede conferma prima di, diciamo così, ritenere consegnato definitivamente il compito. Quindi, 4 o 5 azioni mi vengono in mente leggendo questo paragrafo.
Autenticarsi, facile. Chiudere il compito, terminarlo, alla fine. Confermare. E poi le due più importanti, che sono rispondere alla domanda e passare alla domanda successiva o precedente. Allora, anche qua proviamo prima a scrivere l'attività e poi immaginiamo come collegarle. Allora, lo studente si autentica. Abbiamo detto, le metto in ordine sparso e poi le organizziamo. La seconda attività è lo studente termina il compito. Il sistema chiede conferma. Poi, e queste sono le tre facili, le due invece in cui devi sapere le risposte sono: lo studente fornisce la risposta o modifica quella esistente, e l'altra è: lo studente passa ad un'altra domanda, oppure fatemelo dire meglio, lo studente sceglie la domanda successiva, sceglie la prossima domanda, sceglie di passare alla prossima domanda. Allora, in che ordine vanno messi questi blocchi? Beh, alcune dipendenze sono naturali, nel senso che l'autenticazione sarà per prima, la conferma sarà per ultima e il termine del compito sarà subito prima della conferma. Queste altre due sono in mezzo, dopo l'autenticazione e prima della fine del compito. E queste due si dovranno ripetere più volte, almeno una volta per ogni domanda. Allora, proviamo a metterli in ordine. Lo studente si autentica è il primo, va bene, abbiamo detto. Poi lo studente termina il compito e il sistema chiede conferma, li mettiamo in fondo con una dipendenza sequenziale, questo è facile. L'autenticazione, la prima cosa che facciamo, la mettiamo sotto il join. No, cosa ho fatto? Allora, poi sulle risposte cosa facciamo? Beh, lo studente fornisce una risposta e poi sceglie quella successiva. La prossima domanda potrebbe essere quella successiva o una precedente. Oppure può decidere, basta, vai alla fine del compito. Quindi io qua ci metterei, dopo, cioè l'azione dello studente che sceglie la prossima domanda, implica una scelta fatta dallo studente. Lo studente può scegliere cose diverse. In questo blocco io acquisisco la scelta dello studente. Lì che cosa mi dice? Mi dice che vuole passare alla domanda successiva, la prossima nuova, il prossimo livello, vuole tornare a un livello precedente, una domanda precedente, oppure vuole finire il gioco. E allora, dove è messo? Qua, uso il blocco di scelta.
dentro hashtag il blocco di scelta, il rombo, è unico. Si usa lo stesso simbolo sia per il merge che per lo split, che per la choice. Poi lui capisce sulla base delle frecce. Quindi, sulla scelta della domanda, a valle dell'azione con cui lo studente sceglie la prossima domanda, io posso decidere che cosa ha scelto. Decidere sulla base di cosa ha scelto. Lui può aver scelto che vuole tornare, vuole andare alla domanda successiva, e allora dove va? Va qui. Oppure la domanda precedente, ha una domanda precedente, ma dove torna? Poi torna sempre qui, su una domanda diversa, ma torna sempre lì. Oppure può decidere che ha finito il compito, allora può andare sotto. Va all'ultima domanda, dopo l'ultima domanda. E quindi può andare qui. Allora, in questo blocco si può arrivare in modi diversi. Si può arrivare per la prima domanda, devo arrivare qui. Ah, quanto ti odio. Si può arrivare per la scelta della domanda successiva e si può arrivare per la scelta di una domanda precedente. Allora, questo disegno qua non si capisce, conviene mettere un nodo, anzi, bisogna mettere un nodo di merge. Un rombo in ingresso che dice ok, che specifica, guarda che questo nodo ci posso arrivare in modi diversi. Un modo è subito dopo l'autenticazione, ti viene presentata la prima domanda. Il secondo modo è se lo studente sceglie la prossima risposta, guardia, prossima risposta. Quando ho un'uscita da un nodo, posso qua nel campo guardia inserire la condizione che mi viene scritta sull'arco tra parentesi quadre. Le parentesi quadre le mette da solo il tool, no? Io devo solamente scrivere la condizione. Però poi ho anche l'altra condizione in cui lui vuole scegliere una risposta precedente. Risposta, anzi, domanda precedente. E l'altra non è prossima risposta, ma giustamente sarebbe prossima domanda, forse più chiaro. E poi c'è la terza via d'uscita che termina. Quiz. È vero che queste due frecce su in alto mi mandano dalla stessa parte, però logicamente sono scelte diverse, alternative, esclusive dello studente. Quindi magari mi conviene tenerle separate per chiarezza. Quindi vediamo un po' la vita che fa questo povero token. Quando arriva qui lo studente si autentica, scende qua, questo è il blocco di merge semplicemente trasparente, e gli viene presentata la prima domanda. Lui sceglierà la risposta che ritiene corretta e poi dovrà in qualche modo dire voglio un'altra domanda. Se è la prima non può fare altro che dire voglio la seconda domanda. Oppure dirà basta, le altre non le voglio neppure vedere, voglio terminare il quiz. No, un po' strano dopo la prima domanda, ma è una possibilità. Allora mi dice quale altra domanda vuole, mi dirà voglio la seconda, la prossima domanda. Allora il token da questo ramo di choice uscirà da questa via che lo porta di nuovo alla presentazione della domanda numero 2 in questo caso
a cui lui dovrà dare risposta. Dopo che ha dato la risposta, può scegliere la prossima domanda, che potrà essere, a questo punto, torna alla 1, oppure vai avanti alla 3, oppure finisci. Quindi lui fornisce questa informazione, dopo che lui l'ha fornita, il sistema informativo la sa, e allora può scegliere. Cosa dicevamo ieri? Dicevamo che i nodi di choice possono fare una scelta, dirigere in uscita il token sulla base di un'informazione che è già presente nel sistema informativo. Allora io ho l'attività precedente nella quale il sistema informativo acquisisce l'informazione, che può voler dire che l'utente schiaccia il bottone verde o quello giallo, ecco, tanto per capirci. O schiaccia il bottone 1 oppure la freccia avanti. Ma questa è un'azione che fa l'utente. Dà un'informazione al sistema e sulla base di questa informazione il sistema decide come proseguire l'attività. Qual è la prossima attività da svolgere? A un certo punto lo studente è stufo, oppure è convinto di aver fatto tutto giusto, oppure il tempo sta finendo. Qui il tempo non c'è ancora, in questo modello non sappiamo ancora come metterlo il tempo, quindi per ora faccio finta che non ci sia. Il quiz finisce quando lo studente decide che ha risposto correttamente a tutte le domande. Allora, lo studente, nella scelta della prossima domanda, dirà: voglio finire il quiz. Allora, a questo punto mi rendo conto forse che questa azione qui è ridondante, è un po' inutile. Perché se arrivo qui, è già perché nel passaggio precedente lo studente ha espresso la volontà di terminare il quiz. In questa attività avevamo detto qui lo studente decide che vuole terminare. In realtà l'ha già deciso qua, glielo faccio ridecidere di nuovo? No, mi accorgo che in realtà questo e questo sono la stessa cosa, questo è un caso particolare di quell'altro. Quindi non c'è, c'è già, è già là. Ciò che fa il sistema quando lo studente dice ho finito è di chiedergli conferma, non di fargli dire di nuovo ho finito. Immaginate un dialogo, immaginate che anziché un quiz online sia un esame orale. Il prof vi fa la prima domanda, voi rispondete, poi il prof vi chiede quale domanda vuoi adesso, voi mi dite la prossima oppure quella che hai fatto due domande fa perché voglio cambiare la risposta, oppure mi dite basta, ho finito, per me basta così. Se mi dite per me basta così, io vi chiedo, siete sicuri? Non vi chiedo adesso cosa volete fare e voi mi dovete dire di nuovo adesso basta così. Cioè questa studente termina il compito, in realtà è il fatto che lo studente nello scegliere la prossima domanda, anziché indicare quale sia la prossima domanda, ha indicato che vuole terminare la prova. E quindi questo termina quiz va direttamente alla conferma. E questo lo mandiamo via. Poi, se il sistema chiede conferma, lo studente può confermare oppure no, ovviamente, se no che conferma sarebbe? Allora, dopo che il sistema chiede conferma, avrò di nuovo anche qua un nodo di scelta che nel quale lo studente può decidere confermo che voglio uscire, oppure non confermo, cioè scusa mi sono sbagliato, fammi ancora riguardare un attimo le domande. Se non confermo cosa fa? Torna e nel nostro nodo di merge che avevamo lassù, che oramai è già sovrappopolato di frecce entranti.
Lo studente non conferma. E allora torniamo alle domande, se non confermi che vuoi uscire. No, scusa, mi sono sbagliato. Se invece lo studente conferma, a questo punto l'esame è finito. Il testo d'esercizio è una frase sibillina. Memorizza definitivamente le risposte dello studente. Non vuol dire niente questa frase dal punto di vista operativo, di processo. Cioè le risposte in realtà le ha già memorizzate. Man mano che io davo le risposte andavano a finire in fornice. Tutto quel processo, in questo lo studente fornisce la risposta, in realtà sto popolando questa relazione, studente fornisce risposta. E sono anche stato bravo perché ho usato le stesse parole. Quindi tutto l'esame consiste nell'istanziare correttamente questa relazione fornisce. Quando l'esame è finito, il testo dice memorizza definitivamente le risposte. Sono già lì, sono già memorizzate. Se vogliamo, l'unica cosa che ci dice in più è definitivamente, cioè lo studente non torna più indietro. Ma il definitivamente noi lo modelliamo col fatto che da qua, se lui conferma, non può più tornare indietro, potrà solo andare avanti. Se non ho un altro blocco non riesco a disegnare la freccia. Ok? Quindi non c'è nulla che il sistema informativo deve fare a questo punto. Ok? Quindi questa è la fase di esecuzione dell'esame. Qui stiamo usando studente, fornisce, risposta, domanda. Sono tutti nomi che ci sono già nel modello. Domanda, risposta, studente, fornisce. Facciamo attenzione a non aver usato termini diversi. Sceglie la prossima domanda, ok, va bene. Chiede conferma. Cos'è conferma? Non c'è nel modello. Vabbè, un sì, no. Non è una variabile che devo memorizzare nel modello. È una variabile di processo. Cioè, ciò che mi serve per fare la scelta è un'informazione usa e getta. No? Serve per dire io ho cliccato su un bottone piuttosto che un altro, un link piuttosto che un altro link. Poi più avanti nel corso ci aiuteremo anche a immaginare questi processi proprio immaginandoci le videate corrispondenti. Io adesso non sono ancora, non voglio ancora parlarvi di videate, schermate, bottoni, link, eccetera, ma poi alla fine dietro queste fasi di processo ci sarà poi un'interfaccia utente che permette al docente o allo studente di fare le cose che abbiamo detto qua. Non ne voglio parlare in questi termini adesso perché in teoria questo processo non so ancora se sarà gestito tutto o in parte da un sistema informatico. Come vi dicevo, questo processo potrebbe anche andare bene per un orale, strutturato in un modo un po' strano, con delle domande predefinite, delle scelte, delle risposte che poi decide di cambiare, ma potrebbe benissimo essere un orale tra due persone, in cui il sistema informativo magari non c'è neanche. Ma segue comunque questi passi, queste regole. Ok, cosa avviene dopo? Dopo avviene la correzione, no? Se non sbaglio. Al termine dell'esame, e siamo qua, il docente richiede la valutazione che consiste nel calcolare il voto complessivo tenendo conto delle risposte corrette e del peso relativo delle domande. Questa parte che ho letto veloce è parte di modello, che spiega il concetto di valutazione, spiega il fatto che il concetto di valutazione si può ottenere facendo delle operazioni di somma su dei valori che abbiamo nel modello, i pesi. Quindi visualizza i risultati degli studenti.
mostrando la distribuzione complessiva dei voti. Se ritiene che il compito fosse troppo facile o troppo difficile, può modificare il peso e rivalutare gli esami. Allora, io sulle prime tre righe, quindi da al termine dell'esame fino a distribuzione complessiva dei voti, fatico a separarlo, cioè vedo una cosa unica. Un'attività unica in cui il docente va e dice fammi vedere i voti, il sistema frulla e poi alla fine gli fa vedere i voti. Nel senso che anche se questo è descritto come due frasi separate, il docente richiede la valutazione, quindi visualizza i risultati, questo quindi non mi sa di sequenza, prima faccio una cosa poi faccio l'altra. Sono insieme, o meglio, se non ci fosse la seconda parte, visualizza i risultati, la prima parte a che serve? Se lo immaginassi come due attività separate, richiede la valutazione e visualizza i risultati, immaginiamocelo dal punto di vista operativo, il docente si siede davanti al computer e clicca, richiede la valutazione, poi non succede niente, nel senso che non vede niente, non vede i voti, perché deve poi ancora cliccare una seconda volta su visualizza i risultati. E visualizza i risultati è un bottone che non era abilitato prima, non ci poteva cliccare prima perché viene dopo il calcolo della valutazione. Allora, la domanda che mi faccio è, ha senso calcolare la valutazione senza contestualmente visualizzare i risultati? In questo caso mi sembra di no. Potrebbe aver senso se questo calcolo della valutazione fosse un calcolo stratosferico che richiede 6 ore. Allora dico, avvia il calcolo della valutazione, poi io torno a casa, vado via, vado a fare lezione, quando torno clicco per vedere i risultati che sono stati calcolati, ci ha messo molto tempo, ma qui non li vedo separati. Quindi questo quindi è un po' ingannevole, secondo me, dal punto di vista del processo. Ciò che succede è che il sistema calcola i dati e mostra i risultati. Cioè il docente vede i risultati. Al di là del sistema calcola o non calcola, ciò che succede è che il docente visualizza i risultati. Questo è il punto vero, chiave. Se li visualizza, qualcuno dovrà averli calcolati, va bene. Ma, per carità, anche visualizza le domande, qualcuno deve averle mostrate, elencate, stampate. Quindi, a livello di processo, secondo me c'è un blocco solo, che io chiamerei il sistema calcola i voti, ed il docente li visualizza, li studia, li guarda, li visiona. Perché visualizzare è più di verbo, è il sistema che li visualizza all'utente, no? L'azione che fa il sistema. Invece sì, calcola e visualizza i voti, se vogliamo essere completi, possiamo scriverlo così. Ed il docente li visiona, li consulta. Vediamo consulta, visione è un termine talmente ottocentesco. Ho preso visione. Questo può avvenire dopo che l'esame è terminato. Ricordiamo che usciamo qua, da qua quando lo studente conferma di voler consegnare il compito. Allora, solo a quel momento, non vuol dire subito dopo, ma da quel momento in avanti e non prima, il docente può calcolare i voti. Poi
Poi nella sua mente il docente dice: mi piacciono, sono belli, sono ben distribuiti, sono equi, e allora va bene così. Oppure, dice il nostro testo, se ritiene che il compito fosse troppo facile, troppo difficile, può modificare il peso. Quindi dopo che il docente ha valutato questi compiti, mi dirà se va bene o se vuole modificare i pesi. Quindi ci sarà un blocco di scelta in cui il docente mi dirà se vuole eventualmente modificare i pesi. Docente modifica i pesi delle domande. Domande. Questo quando? Se il docente vuole modificare. Se invece è dopo che ho modificato i pesi delle domande, dove torno? Torno qua, a calcolo e visualizza i voti. Ho modificato i pesi, quindi subito dopo, senza farmelo richiedere, faccio vedere la distribuzione dei voti nuova. Quindi in uscita da modifiche, pesi e domande, dovrò ritornare al sistema calcolo e visualizza i voti. Quindi per far questo mi serve aggiungere un nodo di merge qui in mezzo che non ho. Quindi un nodo di merge in cui mando la conferma. Non così, volevo fare una cosa diversa. Volevo fare una curva a gomito. E poi se il docente vuole modificare i pesi, torna qui e da qua ovviamente vado a calcolare. Quindi il token, quando lo studente ha confermato che vuole consegnare, il docente può calcolare i voti. Li guarda, non gli piacciono, allora dice li voglio modificare. Avrà una fase nella quale li può modificare, quando ha finito di modificarli, torna a visionare, a modificare i pesi, torna a visionare i voti nuovi risultanti dai nuovi pesi, che risultano dai nuovi pesi. A un certo punto invece è soddisfatto dei pesi che ha ottenuto e allora può finalmente concludere la valutazione. Cosa dice? Se infine, no, qui l'abbiamo già messo, visualizza i risultati mostrando la distribuzione complessiva dei voti, che sta tutto nel visualizza, che visualizza, farà vedere dei numeri, anche dei grafici, delle cose bellissime, colorate, lampeggianti, eccetera. E quando ho finito questo processo iterativo di andare a modificare i voti, i pesi, perdono, fino a quando la distribuzione dei voti non è soddisfacente, infine il docente pubblica gli esiti dell'esame e il sistema invia una mail di notifica agli studenti. Quindi sono due azioni che avvengono dopo che il docente ha detto sì. Quindi pubblica gli esiti dell'esame, il docente pubblica gli esiti dell'esame, è la stessa cosa che dire il docente decide di non modificare più i pesi. Quindi in realtà qui abbiamo un'unica azione che avviene dopo che il docente ha deciso va bene così. Quindi il sistema pubblica i dati, i voti ed invia email di notifica agli studenti. Questa è una cosa che fa il sistema, ciò che fa il docente è decidere che vada fatto, che debba essere fatto. E come lo fa? Dice che i voti, diciamo così, sono soddisfacenti, va bene così. Voti vanno bene.
Allora, nel momento in cui dice ok, va bene, non modifico più i voti, allora questi voti vengono comunicati, sono definitivi, quindi possono essere comunicati. Altrimenti dobbiamo immaginare un doppio passaggio in cui il docente decide che i voti non si cambiano più, punto. Poi in un altro momento può decidere che debbano essere comunicati agli studenti. Però mi sembra un po' una stortura, perché se tanto non li posso più modificare, perché non li comunico? Fino a quando il docente non è sicuro, non te li voglio comunicare perché non sono ancora sicuro, allora sono ancora in questo stato, in stato di modifica potenziale dei voti. Oppure non li ho ancora guardati, sono in questo stato. Ma se li ho guardati e ti ho detto esplicitamente che vanno bene, e allora te li ho pubblicati. E poi finisce. E quindi mettiamo il nodo finale del processo. Ops. Quindi un processo che è grosso modo in tre fasi: preparazione del compito, svolgimento del compito, correzione del compito. Il soggetto, io ho fatto attenzione a mettere in ogni blocco un soggetto. Il docente fa, lo studente fa, il sistema fa. Sistema, dando per scontato che ci sia un sistema informativo. Se no, se non ci fosse, allora devo decidere chi è che pubblica i voti e manda le mail. Magari c'è il docente stesso, o l'assistente, o il bidello, oppure qualcuno deve farlo. Quindi nel descrivere l'attività in questo modo, io ho già dato anche una responsabilità di chi dovrà svolgere le varie attività. E quindi se non viene svolta, a chi devo chiedere? Dove ho messo il sistema, si presuppone che l'implementazione del sistema procede in automatico a fare queste cose. Dove ho messo il docente o lo studente, significa che il sistema informativo dovrà fornire le interfacce opportune, le videate opportune, affinché lo studente o il docente, sullo smartphone, sul web, su un dispositivo apposta, su un bancomat, possa fornire gli input, le informazioni necessarie a portare avanti queste fasi di progetto. Mi viene in mente l'email, l'ho messa sullo studente. Sì, c'era, ok. I pesi delle domande. Domanda, il peso ce l'ho, ok. Calcola i voti. Ce l'abbiamo, il voto. Quindi calcolare i voti significa andare a popolare questa tabella. Ogni volta che ricalcolo i voti vado a prendere i pesi, frullando le risposte corrette o sbagliate, calcolo un voto per quello studente specifico. E lo faccio tutto qua. Quindi i voti sono calcolati qua, visualizzati qua, e inviate agli studenti qua. Quindi mi pare che non sto facendo i controlli incrociati tra il modello concettuale e il modello di processo per essere sicuro che il modello concettuale sia in grado di sostenere il processo, di gestire tutti i dati di cui il processo ha bisogno. Questo processo l'abbiamo costruito per fasi, e quindi mentre lo disegnavamo lo stavamo capendo. Attenzione che non è dei più chiari o semplici da leggere, perché se voi andate a vederlo nella sua interezza,
trova tutti questi blocchi di scelta e unione, non parlano da soli, no? Se voi prendete questo, lo stampate, lo fate vedere a uno, prima che capisca i ragionamenti che c'erano qua dietro, ci deve mettere del suo. Deve mettersi lì, ragionare sui token, ah sì, allora questo vuol dire che, eccetera. No? Qui ci sono due loop, due momenti in cui una certa azione può essere ripetuta. Quella di fornire la domanda e può essere ripetuta attraverso questo loop qua, a questo livello. E quella di ricalcolare la valutazione che può essere ripetuta così. Questi loop li abbiamo costruiti usando opportunamente i nodi di scelta. Ma non salta all'occhio visivamente, no? Se scrivessi in un linguaggio di programmazione avrei while aperta graffa a capo e poi tutto bello indentato, dice questo è il corpo che si ripete. Poi vado a studiare la condizione del perché, del quando, del fino a quanto si ripete. Però in un certo senso sarebbe più evidente. Qua invece no. Intuisco che ci siano dei cicli perché ci sono delle frecce che tornano indietro, ma dove cominciano e dove finiscono richiede un po' di attenzione. Questo è anche uno dei motivi per cui in laboratorio, quando facciamo l'esercizio, anche all'esame, molti mi dicono, ma la soluzione? Ce la pubblicate, quando ce la pubblicate, come? Sì, però a cosa serve? Vederla fatta. No? Immagino che qualcuno sia entrato in quest'aula adesso, vede questo, io probabilmente se domani mattina mi alzassi e dovessi rifare questo esercizio, mi verrebbe diverso. Se l'aveste fatto voi vi verrebbe diverso, non dico più giusto o più sbagliato, diverso perché magari alcune cose le posizioni in un modo diverso. Quindi un risultato richiede di essere compreso e analizzato, non c'è giusto e sbagliato. C'è lo sbagliato, ci sono degli errori che va bene, ma i giusti sono molti. No, questo è anche il lavoro che devo fare io quando correggo i vostri esami. Voi su carta mi fate vedere questo. Io da questo devo riuscire a capire il ragionamento che avete fatto per costruirlo, che non è, diciamo così, non è evidente. Questo è il risultato di un progetto, di un processo di progettazione. Quindi se voi l'avete pensato, l'avete fatto diversamente, può andare bene. Non è detto che questo sia giusto o più giusto di un altro. Io sono convinto che magari a volte facciamo la soluzione, l'indicazione che vi dà qualcuno in laboratorio sono diverse da quelle che compariranno nelle soluzioni. Prendetelo come una cosa normale questo. Magari sono modi diversi di fare quella cosa, che magari partono da sfumature di ragionamento diverse. Ecco, l'altra cosa ancora che voglio dire prima di lasciarvi è di ricordarci di verificare se non siamo stati troppo sequenziali. Perché la nostra natura è pensare prima faccio una cosa, dopo ne faccio un'altra. Noi all'inizio ci siamo chiesti, queste due attività ha senso farle in parallelo oppure diciamo, in un ordine qualsiasi. Però poi ci siamo dimenticati di chiedercelo più avanti. Allora, esistono anche qua dei processi, delle parti di processo che possiamo mettere in parallelo? Forse no, nel senso che ovviamente l'autenticazione deve venire prima di tutto, se no non so chi è lo studente che fa l'esame. Questi due sono gli unici due che vedo in sequenza e che non sono legati da blocchi di scelta, eccetera, che ne determinano l'esecuzione, su cui potrei farmi la domanda. Possono essere messi in parallelo anziché, direi di no. Perché finché non ho scelto una risposta a una domanda, non posso scegliere quella dopo. In realtà questa potrebbe essere opzionale. Nel senso che io potrei dire, torno indietro alla domanda 2, sono già alla 5, torno indietro alla domanda 2, ma poi non la modifico. Quindi potrei voler modificare o non modificare. Oppure lascio in bianco, vado avanti, non rispondo, risponderò dopo. Mi voglio leggere tutte le domande prima di dare le risposte. Eh?
Però non vuol dire che li posso mettere in parallelo, perché mettere in parallelo vuol dire che li devo fare comunque tutte e due prima di passare alla domanda successiva. Mentre invece io ho scoperto che non sono forse obbligato ogni volta a fornire una risposta. Allora, per non complicare il disegno, mettere ancora un blocco di scelta qua davanti, del tipo lo studente vuole saltare la domanda, passare dopo, oppure me la cavo con un può fornire. O se no non fa nulla, cioè lascia quella che c'era prima. Se voglio lasciare l'opzione di non rispondere adesso, risponderai dopo. E poi di altre cose che possono essere messe in parallelo non ne vedo perché ci sono tutti i blocchi di scelta in mezzo. L'unica cosa, se vogliamo, per essere un pochino più chiari, io aggiungerei ancora il sistema, non c'era scritto nel testo, ma mostra il riepilogo. Visto che il sistema mi faceva vedere una domanda per volta, io a un certo punto ho detto termina il quiz, e il sistema mi chiede sei sicuro di voler terminare, io magari qua mi sento di specificare che quando mi chiede sei sicuro mi sta mostrando in quella videata tutte le risposte che ho dato. Immaginate il momento prima di consegnare. Cosa fate il momento prima di consegnare? Quando avete finito di cercare di copiare le ultime cose, dal vicino, ricontrollate ciò che avete scritto, che ci sia tutto, di non aver dimenticato dei pezzi, eccetera. Allora, questo momento di ricontrollare non c'è, non c'era nel processo, no? Nel senso che l'unico modo sarebbe stato di tornare alla domanda 1 e una per volta rileggerle, però nel panico dell'ultimo momento. Allora, solo per catturare questo caso d'uso, questo comportamento che mi sembra utile, io ho aggiunto mostra il riepilogo, cioè mi chiede conferma, non è solamente un bottone sì confermo, ma è un bottone sì confermo accompagnato dal riepilogo delle risposte che sto confermando. Può sembrare ovvio, ma nel momento in cui dai questo in mano a qualcun altro che te lo deve realizzare, se lo vuoi, se a te sembra ovvio, magari a lui non sembra ovvio, allora è meglio sempre renderlo esplicito. Poi questo è il primo livello di documentazione, poi si andrà avanti. Però sia per noi, abbiamo pensato, ci è venuta un'idea brillante a un certo punto, fissiamola. Non speriamo che magari poi ce la ricordiamo più avanti. Ok, allora io vi lascio fare un po' di intervallo, così meditate su questo. E al rientro dell'intervallo, se volete, possiamo riprenderlo se avete dei dubbi, delle domande, e se no andiamo avanti con i pezzi di modellazione che ci mancano. Ok? Ci vediamo tra un po'.